a tutti! Oggi sono qua per consigliarvi 5 anime da vedere. Il primo che voglio consigliarvi è anche uno dei più recenti che ho visto e sono rimasta piacevolmente sorpresa. Sto parlando di Imoto Umaru-chan. Questo anime è divertentissimo. La trama non è particolarmente complicata perché parla di questa ragazza, appunto Umaru-chan, che è bellissima, bravissima a scuola, negli sport, è popolare, ha tutto, veramente una ragazza perfetta, e quando torna a casa si trasforma in una versione mini di se stessa che è super pigra, non ha voglia di far niente, delega il fratello per fare qualsiasi cosa, gioca fino a notte fonda ai videogiochi e legge manga. È un anime carinissimo, se siete in un momento un po' pesante, un po' buio, guardatevelo, non ve ne pentirete, vi risolleverà tantissimo il morale. A me ha fatto sbellicare dalle risate, l'ho trovato simpatico, divertente, carino e in certi frangenti anche un po' tenero. L'anime si basa sulla doppia personalità della protagonista, una cosa che ho trovato molto interessante perché tutti noi abbiamo un lato, diciamo, nascosto che tendiamo a non far vedere agli altri, ed è anche interessante vedere come ci vedono gli altri e come siamo realmente. Quindi, oltre ad essere una cosa fatta per divertire, l'ho trovata anche interessante sotto questo punto di vista. Nonostante sia fatto per intrattenere, non è totalmente frivolo e superficiale perché parla anche molto di amicizia. Questo anime conta una stagione di 12 episodi, se non sbaglio. Comunque troverete tutti i riferimenti qua sotto in descrizione. Un anime che mi sento di consigliare a chi sta entrando adesso in questo mondo, chi non ha magari visto tanti anime, è L'Attacco dei Giganti, uno dei miei anime preferiti, come penso si possa capire anche dalla mia bellissima maglietta. Sull'Attacco dei Giganti si è detto veramente di tutto, e oltre all'anime, composto per ora da una stagione da 25 episodi, sono stati fatti anche dei lungometraggi, un live action, se non sbaglio, e ad aprile dovrebbe uscire la seconda stagione, quindi ci sono tante cose in ballo, magari ai più è già conosciuto, ma per chi non dovesse conoscere questo anime, di che cosa parla? L'umanità è vicina all'estinzione, i pochi sopravvissuti vivono in un paese circondato da altissime mura per tenere alla larga i giganti, che sono la causa appunto di questa diminuzione della popolazione. I giganti infatti si cibano delle persone e sono degli esseri mostruosi, terrificanti, non sono proporzionati, sembrano delle persone, però visivamente sono veramente orribili, e queste mura hanno permesso all'umanità di vivere tranquillamente per 100 anni, finché un gigante immenso buca le mura. È un anime secondo me terrificante. Io sono rimasta molto colpita in particolare dai lungometraggi che ho visto al cinema, mi hanno fatto veramente venire i brividi, nonostante io conoscessi la storia perché ho visto l'anime, sono in pari con il manga, quindi bene o male la storia la conosco, però sono rimasta comunque fortemente colpita perché i disegni, per quanto bruttini possano essere, secondo me comunicano veramente tanto. In particolare il modo in cui vengono rappresentati i giganti è orribile, sono simili a delle persone ma non hanno nulla di umano, e il più delle volte sono sproporzionati e si muovono in maniera veramente strana. Oltre a questo fatto, c'è comunque di base un concetto secondo me veramente molto interessante: l'umanità che vive all'interno delle mura, come se fosse bestiame. Molti hanno paragonato questa vita agli allevamenti intensivi. Ci sono tante teorie sulla critica che vuol fare l'autore con questo manga e di conseguenza con l'anime che ne è stato tratto. Gira che ti rigira è una critica comunque alla società d'oggi, e penso sia veramente molto interessante al di là del lato, diciamo, più d'azione o inquietante dei giganti che mangiano le persone. Parlando invece di anime dolcissimi e tenerissimi, non posso che consigliarvi Kimi ni Todoke, un anime composto da 2 stagioni, se non sbaglio, la prima da 22 episodi. Controllo, 25 episodi, la seconda invece da 12. La protagonista di questo anime è Sawako, una ragazza dolcissima che però non riesce a comunicare questa sua dolcezza a chi la circonda. Infatti in classe viene un po' allontanata da tutti perché ricorda per certi versi la bambina di The Ring, con questi capelli lunghi, e in generale quando cerca di approcciarsi alle persone che non conosce sembra un po' creepy e quindi la gente ha paura di lei. Questa
ragazza è attratta da un suo compagno di classe che si dà il caso sia il ragazzo più popolare della scuola, e quando questi le rivolgerà la parola incomincerà a nascere un po' di speranza in lei e comincerà piano piano a farsi delle amicizie all'interno della sua classe. Trovo che quest'anime sia dolcissimo innanzitutto per la protagonista, che è una ragazza abbastanza ingenua e pura per certi versi, e quello che vorrebbe semplicemente fare amicizia con i suoi compagni di classe, ma fallisce sempre miseramente nonostante abbia delle buonissime intenzioni, proprio perché ha dei modi di fare che possono risultare un po' strani e inquietanti per i suoi compagni di classe. Inoltre il suo nome ricorda molto quello della bambina di The Ring, quindi c'è questo fraintendimento di base che è veramente molto buffo. Trovo che racconti in maniera molto delicata i rapporti di amicizia, i primi amori, le prime esperienze con altre persone, il cercare di fare amicizia, di farsi conoscere per chi si è realmente, che è una sfida veramente molto ardua. E secondo me è molto bello seguire le vicissitudini di questa protagonista che affronta e vive per la prima volta tante cose diverse. In particolare sul lato amicizia l'ho trovato veramente molto bello e tenero. Un anime più dinamico d'azione e d'avventura è Fate Stay Night, un anime che ho visto un po' di tempo fa ma che mi rimane tutt'oggi molto impresso. Infatti sono molto indecisa se recuperare o meno il manga, perché mi è piaciuto tantissimo. L'anime si basa sulla lotta per il Santo Graal in una chiave un po' diversa. Questa guerra vede per protagonisti 7 maghi affiancati da 7 servant, ovvero dei combattenti storici più o meno famosi che aiuteranno il loro mago, diciamo maestro, a vincere questa lotta. Lo scopo è far fuori spietatamente la concorrenza per aggiudicarsi appunto il premio. Una cosa che mi è piaciuta molto di questo anime è il forte legame che ha con la storia. Infatti i servant sono comunque degli eroi della mitologia, leggendari, personaggi realmente esistiti, e c'è quindi un forte legame con quello che è la storia. D'altra parte abbiamo tanta azione, strategia, combattimenti, magia. Il nostro protagonista in particolare è un ragazzo che non ha tante solide basi di magia, quindi si vede proiettato o catapultato in questa guerra di cui non sa praticamente nulla e deve cercare di sopravvivere. Ci sono poi dei personaggi femminili molto forti, in particolare il mio preferito è Saber, ovvero il servant del nostro protagonista, che ha un'identità un po' oscura e misteriosa, ed è una cosa che mi è piaciuto molto, perché da una parte abbiamo questa lotta frenetica per il potere, il Santo Graal, e dall'altra abbiamo comunque la storia di questi personaggi di cui all'inizio sappiamo poco, e man mano episodio dopo episodio aggiungiamo un pezzo al puzzle per ricostruire la loro identità, chi sono e quale scopo hanno nella vita, perché vogliono prendersi questo potere. Fate Stay Night è composta da 24 episodi ed esiste un anime prequel, ovvero Fate Zero, che racconta la precedente guerra per il Santo Graal. Molto interessante perché conosciamo e comprendiamo meglio i personaggi di Fate Stay Night, e altrettanto dinamico ed adrenalinico. Direi di concludere il video con un anime che sto guardando in questo momento, ovvero Un Marzo da Leoni. Il protagonista di questa storia è Rei, un ragazzo di 17 anni che è un giocatore professionista di shogi. È orfano, non ha una famiglia, non ha amici, vive da solo grazie ai soldi che riesce a guadagnare facendo il giocatore professionista, e la sua vita si andrà poi a intrecciare a quella di 3 sorelle. Guardando i disegni di questo anime mi ero immaginata una storia molto dolce, coccolosa, non lo so, i personaggi sono disegnati in maniera secondo me molto carine, quindi pensavo di trovarmi di fronte a una storia abbastanza fresca e simpatica. In realtà è un anime molto profondo, che tocca delle tematiche molto importanti in maniera cupa, in maniera abbastanza triste per certi versi, ma che fa riflettere molto. Si parla comunque della perdita della propria famiglia, le difficoltà di vivere da soli a 17 anni, di non avere amici a quest'età. In certi momenti è quasi opprimente questa situazione difficile del nostro protagonista, una situazione familiare che non comprendiamo subito all'inizio, ma che scopriamo episodio dopo episodio. In particolare mi ha colpito tantissimo la bocca di questo personaggio in particolare, che è molto marcata, molto nera, come a sottolineare la sua tristezza e il suo stato d'animo. Ci sono molte scene cupe che rimarcano questo stato d'animo del protagonista, che proprio lo enfatizzano per certi versi, e tutto questo è appunto messo in contrasto con la fattezza dei personaggi, in particolare
delle tre sorelle, che sono molto carine e coccolose. Secondo me è un anime ben bilanciato, perché parla di tematiche comunque importanti in maniera reale, e ci sono poi dei momenti un po' più giocosi, un po' più divertenti per smorzare la pesantezza di questi temi. La sorellina più piccola in particolare è un gioiellino, secondo me, è tenerissima e stupenda. Inoltre, queste tre sorelle hanno dei gatti, la maggiore tende a raccattare tutti gli animali dalla strada, in particolare i gatti, e spesso sentiamo i pensieri di questi gatti. L'ho trovata una cosa molto esilarante e fantastica, perché rivedo molto i miei gatti quando, ad esempio, mi vengono alle gambe che hanno fame e quasi mi fanno cadere, ecco, uguale, e l'ho trovato veramente fantastico. Io al momento sono a metà di questo anime, non vedo l'ora di continuare a scoprire di più sulla storia perché mi intriga veramente tanto, quindi ho sentito il bisogno di consigliarvelo. Se siete alla ricerca di altri consigli riguardo gli anime, vi lascio nelle schede qua sotto in descrizione il precedente video in cui vi ho consigliato altri 5 titoli differenti. Inoltre qua sotto in descrizione trovate il mio link a My Anime List, in cui sono segnati tutti gli anime e manga che ho letto, che mi sono piaciuti, che programmo di leggere o di guardare, insomma c'è un po' di tutto, quindi se siete curiosi trovate il link qua sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere quali sono gli anime che voi consigliereste, e ci vediamo alla prossima. Ciao!